Svuota la spesa Eurospin Conad da un'altra prospettiva, da una nuova prospettiva, tutto solo. E perché mi viene meglio e perché non ho il treppiedi momentaneamente? Perché mio marito sta facendo la zucchina fritta, che intanto guardiamo. Qui da noi in Sicilia la pasta con la zucchina fritta è un must, giusto? Yes. Quindi, che abbiamo preso? Avevamo il bis, sentite giustamente il di sottofondo, quindi abbiamo detto che sentiamo la frittura ogni tanto. Lo chef ha bisogno di aiuto alla regia. Ok, quindi abbiamo fatto Conad bis e ho preso due confezioni di polpa mozzi. Questa la uso per la pizza perché è già tutta, diciamo, pronta, non è a pezzettini. Poi 2 tonno a sdomar, prendo quella all'olio d'oliva perché quella naturale non si può mangiare perché è secchissimo. Questo serve comunque non per le insalate che chiamo quello in vetro, che prendo solo quello di MD che mi piace un sacco. Questo lo sai, lo prendo per la pasta o per i panini quando facciamo qualcosa. Mio marito ha preso questo accendifuoco, poi siamo andati da Eurospin e costava 40 centesimi in meno, però vabbè, dettagli. Poi c'era l'offerta della pasta garofalo, che è una delle nostre paste preferite. C'era il bis, quindi abbiamo preso 6 confezioni, elicoidali, mezzi rigatoni, spaghetto tagliato, capellino tagliato che è buonissimo, spezzati, gnocco sardo grosso e uno spaghetto, e quindi sono 6. Poi c'era anche l'offerta sui Gran Turchese, non erano, erano 1,99. Siccome sono impacchettati, questi servono per quando si va fuori o comunque ce li portiamo in borsa. Mio marito se li porta al lavoro, quindi Gran Turchese normale, e l'ho preso anche integrale e cioccolato. Questi sono più, ci sono più pacchetti qua dentro. Sì. Questo è più piccolino. E poi ho preso anche questi che erano in offerta, senza latte e senza uova, e sono al miele, e sono buonissimi, sempre impacchettati perché sono più comodi. Poi c'era anche il 2 per 1 della Tenderly, buonissima. Per ora la carta igienica è anche lei salita alle stelle, quindi questa andava più che bene. No, non c'era il bis, era 1,99 questa, no, non c'era il bis. Però 1,99 va bene, dato che adesso costa più di 2,90 euro. Poi c'era questo 1,49, ne ho presi due. Uno per il terrazzo e uno per giù, uno al talco e uno alla colonia. Poi, sempre. Spostiamoci perché ho separato il reparto frigo con il reparto dispensa. Crema proteica era a 1,49. Mousse proteica, che siccome sapete quanto io amo i dolci, questa è un'alternativa al fatto che io abbia questa dipendenza. Quindi, sì, la chiamiamo dipendenza, giusto? La chiamiamo dipendenza. Due mousse al cioccolato, due alla vaniglia. C'è anche questo, l'ho preso perché qualche giorno me lo faccio con yogurt e mirtilli, come vedo qui. Poi mi sa che tutto il resto che vi faccio vedere è Eurospin. Eurospin, brioche per stasera. Già sapete come la condisco io: prosciutto, formaggio, lattuga, pomodoro. Morbidissima, appena fatta stasera questa. Due basi pizza, quelle integrali ci sono piaciute. Ho preso quella classica. Vediamo com'è, sempre ancora in offerta. Perché ho visto che poi fra un po' metteranno le altre nuove offerte. Prima che scadevano ho preso queste. Le due pucce salentine che ieri sera ce le siamo fatte fuori e queste non possono mancare in dispensa. Due vaschette di questi bellissimi e spero buonissimi mirtilli che erano in offerta 1,99. Guardate che sono belli. Al Conad erano 3,79 125 grammi. Questi sono 2,50, erano 1,99. Ne ho presi due. Che poi li faccio con i pancake. Poi ho preso una busta di zafferano, sempre era in offerta. Un iceberg, una lattuga. Va bene, questi per noi donne. Panno giallo che non ho mai provato, erano in offerta, vediamo come sono. Le ciabattine che erano pure in offerta e sono carinissime perché a me questi colori piacciono e poi le uso tantissimo d'estate. Erano 2,99. Un mocio in microfibra, proviamo questo di Sistema Casa dell'Eurospin, non l'ho mai provato. Glassa di aceto balsamico, non la prendevamo da un po'.
che è molto zuccherata, però ogni tanto io quando mi faccio soprattutto le uova sode non le so mangiare senza aceto, e l'aceto normale non mi piace, di sopra ci va questo. Poi un pacchetto di semi di girasole che stavano terminando, riso che era terminato, anche il riso costava 1,99 prima, ora costa 2,49, niente, non si può, non è sceso, quindi questo continueremo a comprare questo di qua, che è quello che costa meno. E poi ho voluto provare questo profumatore per ambiente che devo andare a mettere in bagno. Ho preso Magnolia, dietro consiglio di mio marito. Io volevo il tropicale e lui mi ha preso il Magnolia. Va bene. Poi per la prima volta prendo questo detersivo. Se qualcuno l'ha usato, me lo faccia sapere. Tabacco e vaniglia. Allora, la profumazione è buona, ma è molto leggera. Eppure 5 litri ed era 5 euro. Quindi 62 lavaggi, capiamo bene che non so cosa faccia. Io intanto l'ho preso, al limite lo userò per i vestiti da lavoro di mio marito. Vediamo un po'. Sì, molto leggero. E poi ho preso anche questo che era in offerta, perché questo è buono, comunque questo lo conosco, molto più efficace. Mi pare di aver terminato questo svuota la spesa, mentre sotto c'è ancora questo, come si dice, non è rumore, questo fondo musicale, perché quando si cucina è una cosa bellissima. Quindi insieme alla spesa, a mio marito che si immola e a me, vi auguro una buona giornata. Ciao, alla prossima.